Nuovo accordo tra il municipio di Montichiari e la discarica EcoEternit. Il comune ha ampliato l'elenco delle opere pubbliche per le quali possono essere utilizzati fondi derivanti da tale contratto. La vecchia convenzione prevedeva che il comune poteva conferire 500 metri quadri di amianto derivante da immobili di proprietà comunale. Oggi invece non sono passati da 500 complessivi a 500 metri quadri annuali, per un totale di 8.000 metri quadrati. Successivamente abbiamo modificato anche un altro punto, dove EcoEternit doveva conferire al Comune una cifra di 40.000 euro l'anno a fronte di progetti che il Comune avrebbe presentato, e quindi EcoEternit avrebbe, diciamo così, autorizzato al fine di incentivare comunque lo smaltimento di amianto e tutta una serie di altre iniziative. Sono soldi che in realtà dal 2012 arrivare allo scorso anno sono stati richiesti solamente una volta, e non nemmeno dalle amministrazioni precedenti e nemmeno per complessivi 40.000 euro, ma per cifre inferiori. Noi abbiamo rivisto questo punto in maniera tale da poter utilizzare questi soldi anche per la tenuta del verde e dell'ambiente, quindi non solo ed esclusivamente per progetti in maniera specifica. Quindi praticamente EcoEternit conferirà al Comune per i prossimi 8 anni una cifra complessiva di 320.000 euro, ovvero 40.000 euro all'anno, che potremo utilizzare anche per interventi di piantumazione, mitigazioni ambientali, ma non solo, anche per la tenuta del verde, cosa molto importante. Purtroppo erroneamente è stato riportato da alcuni organi di stampa che il Comune dava un'autorizzazione all'allaccio alle fognature, ma in realtà questo punto è stato solo ed esclusivamente nuovamente richiamato perché già faceva parte della vecchia convenzione del 2012. Abbiamo chiesto anche una cifra di circa 270.000 euro ad EcoEternit, che di fatto erano gli arretrati che EcoEternit doveva al Comune di Montichiari.